Indubbiamente sono tante le persone che hanno qualche chilo di troppo e molte si lamentano soprattutto di avere la cosiddetta pancetta. Il grasso localizzato soprattutto a livello dell'addome, oltre a essere un problema dal punto di vista estetico, può diventare un serio rischio anche per la salute. Vediamo perché. Questo grasso localizzato a livello dell'addome non va considerato come un tessuto in eccesso ed inerte, in quanto ha una sua vera e propria attività ed è quindi da riconsiderare come un organo endocrino. È interessante sapere che ad ogni chilogrammo di grasso corporeo in eccesso corrisponde la formazione di 3 km di capillari nuovi. E aumentando la massa adiposa aumenterà l'estensione di questa nuova rete capillare e quindi è intuibile lo sforzo che farà il cuore per spingere il sangue in questi nuovi distretti e quindi l'impatto che questo avrà sulla pressione dell'individuo. Inoltre, nelle cellule adipose è espresso un enzima chiamato aromatasi. Questo catalizza la conversione del testosterone in estradiolo, per cui comporta una diminuzione del testosterone circolante, il che in un individuo di sesso maschile ha ripercussioni sia sull'energia fisica che sull'energia e desiderio sessuale. L'aumento della massa grassa viscerale è inoltre associato ad una diminuzione della massa magra, nonché a un aumentato rischio di sviluppare un diabete mellito di tipo 2 e di andare incontro alla cosiddetta steatosi epatica, cioè il fegato grasso. Considerando i rischi per la salute che comporta questo grasso addominale, è importante cercare di eliminarlo con una sana e costante attività fisica, una alimentazione equilibrata e, perché no, con l'ausilio di alcuni integratori con attivi specifici per questa problematica.